Presidente Amato, 50ª edizione, che salone sarà? Gli auspici sono che deve essere un salone bellissimo, perché abbiamo gli stadi generali dell'aeronautica dove ci saranno tante finestre aperte su tutto ciò che sono le problematiche della nautica, cominciando dalla sicurezza a quello che sono le marine. Il pubblico c'è, gli espositori quest'anno sono in grosso aumento, ci sono brand di grossa importanza internazionale, anche il cantiere Riva è venuto oggi a esporre una barca di 20 metri, Itama ce ne ha mandato un'altra da 19, quindi non ci sono solo questi brand come brand europei, da Bavaria a Benettù a Genoa e tanti altri, quindi c'è una internazionalità conclamata. Parliamo anche dei visitatori, le aspettative sono sempre più per i battelli pneumatici. L'aspettativa del reparto gomma aumenta sempre di più, basta vedere che le misure dei battelli crescono a dismisura, quindi non è che sostituisce la barca, ma comunque è una valida alternativa ed è un grosso numero di persone che affacciano su questa tipologia nuova di mercato dove ci sono i battelli pneumatici che ne fanno quasi da padrone. Che cosa chiederà Fina ai ministri del governo italiano? Allora, chiederà prima di tutto alle marine, perché non è possibile che in una nazione come l'Italia, con 8.500 km di costa, non ci sia un numero adeguato di marine. Napoli è la città che è capitale in Italia come filiera e come nautica, però è quella più penalizzata, perché ci sono delle carenze da un punto di vista di marina esagerata. Basti pensare che la prima marina la troviamo o in provincia a Castellammare oppure sulle isole. Poi chiederemo la sicurezza sul mare, perché la sicurezza sul mare è una cosa importante, importantissima. Quindi chiederemo di accendere i riflettori sul patentino nautico, cioè vale a dire come a terra ci sono i mini patente, il patentino per guidare un 50 di cilindrata, così a mare ci deve essere una mini patente dove con un mese di corsi, di preparazioni, di nozioni si possa arrivare a sapere cose importanti per poter navigare con un 25 cavalli anche a 4 miglia dalla costa, ma bisogna avere questa nozione, perché oggi questi motori depotenziati da 70 a 40 cavalli fanno fare velocità abbastanza sostenuta a questi battelli pneumatici o battelli di piccolo taglio di circa 30 nudi, e questo non va bene, affidare la vita alle persone sulla loro ignoranza. Ultima cosa è quello delle aree protette. Le aree marine vanno protette, sicuramente a Capri l'hanno un pochettino esasperata, però l'area protetta va data anche in uso agli armatori, cioè vale a dire si fanno i campi boa dove ci sa economia, perché c'è l'omino che ti viene a vendere il parcheggio, l'ormeggio giornaliero della boa, ma allo stesso tempo dai anche fruibilità dell'area protetta, ma dai anche occupazione, perché ci sa un signore che ti verrà a vendere il permesso per poterci stare una giornata intera.